anyone who ever held you would tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you would try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? Ah, che spettacolo di inizio. Buonasera, buonasera, benvenuti. Benvenuti, abbiamo voluto iniziare in questa maniera, una maniera molto, se volete, anche romantica. Buonasera, benvenuti a Social Groove TV. Io sono il V, qui pronto per accompagnarvi in questa nuova puntata qui ai microfoni e davanti alle telecamere di Radio Italia anni 60 TV. Non sono solo, c'è DJ Mista. Eccoci qua. Ciao, ehi, ciao, buonasera. Un saluto amici di Radio Italia anni 60 TV. Ero quasi tentato, sì, appena entrato, di già far sentire la mia voce, perché effettivamente quell'apertura, così, veramente, è sognante. Abbiamo aperto con questa puntata, con quel brano. La puntata si chiama, ve lo facciamo vedere subito, Semplice e Rosso, perché oggi parleremo di Simply Red, come molti di voi hanno già capito. Li abbiamo visti eseguire Stars, una delle loro grandissime hit, e live a Cuba, in quello che è il Gran Teatro Nazionale, Alicia Alonso a La Habana, era il 2005. Mista, ti posso anche dire che quel teatro lì, sì, è il teatro più antico dell'emisfero occidentale. Hai capito? Quindi in quel continente delle due Americhe, quel teatro parte dal Canada fino ad arrivare al Cile, a Patagonia. Quel teatro lì è il più antico, ok? Quindi una cosa veramente, veramente straordinaria, tra l'altro un teatro veramente molto bello, su cui bisognerebbe fare quasi una puntata. C'è da dire che tu la conosci quell'isola, perché l'hai già visitata più di una volta, io no, però su di me esercita comunque un fascino l'isola di Cuba, rispetto al mondo anche caribe, sì, Cuba in particolare. Cuba è un posto veramente a parte. Bene, abbiamo fatto tante puntate su artisti e sulla musica che appartengono alla cultura afroamericana. Abbiamo anche sempre cercato di non trascurare quello che si, insomma, il vecchio continente, quindi soprattutto la Gran Bretagna, che è quella dove sicuramente in Gran Bretagna c'è più attitudine al groove. E un po' di puntate fa, parecchie puntate fa, puntammo, abbiamo fatto anche una puntata, sì, sul puntammo sol il bianco. Focus proprio sul sol bianco e su quello che si chiamava il new cool, cioè quel tipo di percorso musicale, artistico, sì, che è un po' quello che ha dato un po' anche Signano, sì, i natali, cioè che ha aperto la strada poi per l'acid jazz e il new jazz della seconda metà degli anni 90, insomma degli anni 90 e poi dei primissimi 2000. Ecco, di quel soul bianco e new cool, i Simply Red sicuramente ci stanno dentro a pieno alla titolo. Grande, ci stanno alla dentro grande. Molto molto comodi, alla eccoli grande. Qua. Eccoli qua, questa è proprio la primissima formazione. Allora, la prima cosa che mi verrebbe da dire, io la butto lì, poi dopo tu se la vuoi raccogliere bene, dimmi. Il cantante non ha, stiamo parlando di soul bianco, però non ha quell'aspetto che fa pensare, ok, c'è un'anima soul dentro molto pulsante, ed invece... Infatti la domanda è possibile che un ragazzo dai boccoli rossi che arriva da Manchester possa diventare una star mondiale del pop soul? Ecco, detto così sembra un po' la solita favola. Una favoletta, sì, anche un po'. Però è una grande favola. È una grande verità. Ed è una grande verità, cioè una bellissima favola, perché è proprio quello che è successo a Mick Hucknall. Prima di analizzare gli ingredienti di questo successo mondiale, e che tra l'altro sta in piedi
da diversi anni, certo. Perché tra la, beh, dopo ci arriveremo, perché sono appena tornati in pista dopo un momento anche un po' di un momento un po' nebuloso. Possiamo parlare di decenni tranquillamente. Tranquillamente. Vediamo il primo brano di, insomma, diciamo così, che è della scaletta ufficiale, quella era una piccola apertura per farvi entrare nel sapore della puntata, così capite immediatamente quali sono i connotati di questo grande successo. Simply Red. Into my head, you're sweet as everything. Come to my head, I'd give you everything. I feel so betrayed by the people I love. Come to my head, it's you I'm thinking of. To sing, oh him and I, come to my head and care for socially. Oh, you better care now. Why are we liable to die for survival? Why is our nation divided? Ecco, qui in studio già si ballava, ci si lasciava andare. Due considerazioni. Due commenti proprio. Okay. Anche se socia che groove, no, perché parecchio. Ce n'è veramente parecchio. Ma parecchio. E poi per riportare un discorso alla bolognesità, socia che bulbo. Socia che bulbo. Veramente, quei boccoli rossi. Ecco, ecco, ecco. Allora, veniamo all'analisi, insomma, di quali sono le cose che messe insieme, i tasselli che hanno fatto questo successo. Allora, un cantante con un'immagine molto particolare, e su questo non c'è dubbio, con una voce riconoscibilissima. Assolutamente. Perché molte venature soul, molta attitudine, ma il suo timbro... Gran bel timbro. È un timbro molto bello e molto particolare. Certo, certo. Cioè, quando hai sentito Come to My Head come questo, uno dei primissimi singoli molto famosi, sicuramente non ti dimentichi della voce di Della Riccardo. Sua voce, certo. Quindi è una voce veramente che arriva. Arriva. Ecco, una band ben assortita, perché ai tempi tutti molto giovani, però gente che un po' veniva anche dal jazz, insomma gente che aveva qualcosa di interessante proprio da proporre musicalmente, e una serie di singoli molto azzeccati. Però questi singoli... non sono arrivati a segno proprio al primo colpo. No, beh, comunque già il mercato inglese parlava molto di loro, sì. Ma il mercato internazionale, appunto, evidentemente non ancora. Appunto, perché quel primo disco 1985 con una copertina celeberrima che vi facciamo rivedere, eccolo qua, Peach Tour Book, insomma, e ci sono i suoi boccoli anche qua, ovviamente, contiene grandi successi, questa Come to My Head che abbiamo ascoltato, e una in particolare, Money to Tie to Mention, era già arrivata in Inghilterra, sì, certo, nella top 20, ok? E avevano già partecipato a Top of the Pops, come si fa sempre in quei casi, ma uno di questi singoli, sì, non quello, ha reso possibile la diffusione mondiale, di questa band, di quell'uomo con i fantastici boccoli rossi, che da Manchester è diventato una star internazionale. Ve lo facciamo vedere. Ecco, questo è il singolo di cui stiamo parlando. Holding back the years, chance for me escape from all I've known. Holding back the tears, cause nothing here is grown. I've wasted all my tears, wasted all those years. Nothing had the chance to be.
Beh, Holding Back the Years. Qua di soul ce n'è. Tantissimo, ce tantissimo. Ce questa canzone, Holding Back the Years, pensate che lui aveva già inciso questo brano in una versione con la sua primissima band, che veniva un po' anche lì dal post-punk, torniamo a discorsi che abbiamo già fatto in altre puntate, perché l'Inghilterra aveva avuto a fine anni 70, inizio anni 80, questa grandissima fiammata del punk che poi era arrivato un po' nel vecchio continente e non solo. Ecco, quel brano è proprio quello che porterà nelle classifiche mondiali i Simply Red, che li farà conoscere a tutti. Sì, in questa chiave ovviamente più melodica, più accessibile al grande pubblico. Proprio così, questa super ballad, super soul. Ecco, il primo disco aveva una connotazione molto sociale, ricordiamo che erano Pistol Book, erano gli anni della Thatcher, la Lady di Ferro, sì, insomma, certo, quindi certo. In Inghilterra c'erano diversi problemi sociali, cioè diverse diatribe che creavano comunque dei disaccordi tra un certo tipo di mondo che seguiva comunque il governo, laburisti, conservatori, insomma c'era sicuramente... Beh, il governo Thatcher è stato un governo molto rigido, molto rigido. Severo, La chiamavano la Lady di Ferro non a caso, insomma quindi in quel disco c'erano, non dico delle denunce sociali, ma si toccavano dei temi importanti proprio per il momento storico. Il secondo disco invece, Men and Women, è decisamente più morbido. Più morbido, certo. Più morbido. Toglie in qualche modo questo tipo di, ma non perché fosse una pesantezza, ma insomma comunque un contenuto più importante, sì. Lo rende più pop. Sì, sì, lo alleggerisce. Lo alleggerisce e anche in questo lavoro i singoli estratti faranno decisamente centro. C'è una cosa da segnalare interessante che a noi piace sempre e ringraziamo i Grooving Riders, la nostra redazione, per segnalare queste cose. Due brani di quel disco vengono scritti insieme da Mick Hucknall, ovviamente, e da uno dei grandi autori del soul, Lamont Dozier, che vi facciamo vedere. Eccolo qua. Questo anche... Un compositore che aveva scritto cosucce per tipo ragazzotti come le Supremes. Semi, come i Temptations. Marvin Gaye, insomma... Questo, anche, ecco. Questo forse anche a testimonianza che i Simply Red comunque stavano facendo parlare di loro oltre oceano e soprattutto andavano a toccare delle corde riconoscibili per personaggi, per autori di quel tipo. Proprio così, perché se, ve li facciamo anche vedere insieme in una bellissima foto, se un compositore come quello che abbiamo appena citato, che ha lavorato con i grandi del soul, si presta per scrivere, comporre per te, cosa vuol dire? Che automaticamente i Simply Red sono entrati nell'Olimpo mondiale del soul, assolutamente, della musica nera. Ecco, uno di quei brani si chiama Infidelity, che vi consigliamo di andare ad ascoltare prima. Ecco, ma invece quelli che a noi non dimostrano mai infedeltà, chi sono? I nostri sponsor. Qui c'è una fedeltà totale, che pulsano da dietro sede, pulsano, vogliono uscire. Ce li abbiamo sempre schermo. Con noi, ricordiamo anche col nostro spottino, eccoli qua. C'è Sacchi Groove, grazie a Garage del Commercio, sì. Del nostro FR Mr. Romano, Restage House Flip in immobiliare. Salutiamo Mr. Romano. Car Wash City a San Lazzaro. I nostri nuovi amici. I nostri amici della Pasticceria Repubblica, sempre a San Lazzaro. Il tutto questo è il mondo Sacchi Groove. Oltre a loro c'è un'altra... Eccoli qua. La regia prontamente... Una new entry, anche se noi lo conosciamo già da qualche annetto. Da qualche annetto, bravo. Fly Gang, questa è la gang che fa capo all'avio superficie di Molinella, dove c'è una meravigliosa scuola di volo, dove c'è una scuola di paracadutismo, dove puoi fare i lanci in tandem e dove poter passare una bellissima giornata, bar, ristorante, insomma vi consigliamo. Soprattutto in estate. Ovviamente, vi consigliamo di frequentare, di andare a passare una giornata in questo posto, magari facendo un bel lancio dal cielo. Ecco. La band, dopo torniamo ai nostri Simply Red, il secondo disco diventerà un pochino più centrata sul leader, cioè alcuni componenti cambieranno, come succede purtroppo. Quindi magari spesso. Si perde un po' quell'amalgama iniziale. L'amalgama da band, cioè tutto viene un pochino più spostato su lui, perché comunque è lui che è talmente...
rappresentativo e quasi iconografico, con quei capelli, con quel tipo di voce, quindi è molto più facile che anche discograficamente le major cosa fanno? Vadano a investire sul personaggio. Ma tu pensa anche quanta qualità devi avere per sostenere un'immagine che rispetto al genere che tu proponi è, sì, un po' discordante. Parecchio discordante. E di conseguenza tu devi essere veramente molto credibile, avere molta personalità per, cioè, poter sembri, reggere questa cosa. Sembri un monellaccio di una strada, di un sobborgo londinese. Non ti, cioè, la verità, amici, che non ti prendono sul serio se non hai determinate qualità. E invece le qualità c'erano tutte, musicali, artistiche e anche di immagine, perché quell'immagine lì alla fine diventa un simbolo, certo, un simbolo proprio, certo, dei Simple Red. Diventa un punto di forza da apparente punto di debolezza. Ecco, ci sono diverse passioni che caratterizzano Mick Hucknall nella sua vita, quella artistica e non solo. Allora, una di queste è l'Italia. Riguarda l'Italia. L'Italia e anche il buon cibo, esatto, ovviamente. Principalmente l'Italia del Sud, dopo lo vedremo. Dopo ci arriviamo. Ecco, a livello musicale però, oltre al soul, ci sono due stili che lui ama particolarmente, ma che li ama veramente tanto. Il primo, la prima, diciamo così, attitudine, il primo, la prima gioia musicale che lui non si fa mai mancare nella sua vita artistica è il jazz. Adesso ve lo facciamo vedere. Eccolo qua. I go wider in the face, my feet begin to shake. I go upstairs, yes I do, to that heavenly place. I'm not glad when I get home. I'm shadow red. Let me tell you, I don't wanna be alone. No, 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 no. Shadow red, shadow home, shadow red, living on his own. Shadow red, shadow home, shadow red, let me take you. Molto jazzin. Senza voler fare gli elitari, che noi, sì, non siamo, evidentemente comunque anche questo amore per il jazz, sì, e di conseguenza anche la scelta e gli strumentisti che devono poter fare anche questo genere in quella maniera, sì, produce poi un risultato finale nella discografia e nella produzione musicale evidentemente di qualità, anche quando non fanno strettamente jazz. No, infatti ci sono alcune, diciamo così, fiammate nei loro dischi dove comunque il jazz è presente, però non sono un gruppo jazz. No, assolutamente. Ecco, ci stava facendo, ogni tanto la regia dall'alto ci manda dei segnali. Visto che si parlava, dopo torneremo sul fatto del suo amore per l'Italia. Ecco, riportiamo invece in terra bolognese. Pare che negli anni 90 Mick Hucknall, il nostro semplice rosso, e come abbiamo intitolato la puntata, fosse un frequentatore della discoteca Kinky di Bologna, che storico locale, purtroppo non c'è più, ma insomma è stato un locale che per oltre 30 anni ha segnato il clubbing bolognese. Il clubbing bolognese, okay, assolutamente. Dopo il jazz, con questo bel basso walking che abbiamo ascoltato in questa Sad Old Red, cioè questo triste vecchio rosso. Esatto, quindi torniamo a girare sempre attorno al rosso. Un altro degli stili che affascina da sempre Mick è la reggae music. Vediamo. E qua gli è uscita molto, vediamo, bene. Vediamo. Nightmares. Only you alone can quench this thirst. My nightmares. Oh God. Oh, the pain is getting worse. I need attendance for minders around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only way. Minders.
qua c'è, qua veramente il groove, il groove reggae proprio appoggiato, c'è tutto, tutto proprio. Perfetto, non si può dire niente proprio. Il basso è perfettamente in stile. La chitarra, stavamo raccontando sotto la chitarra. La chitarra che suona un picking usando il wow o Cry Baby, come dicevamo. Questo effetto un po'. Questo effetto che sembra appunto ricordare il pianto di un bambino, due bellissime coriste, sezione fiati e soprattutto un brano che ovviamente non è di Simply Red, un brano del 1980 di Gregory Isaac, insomma un grandissimo di un reggae del passato, e questo reggae è sempre stato nel repertorio di Simply Red, torna si sente, periodicamente, si sente, eh? Sì, e si sente, infatti suonato veramente con tutti i crismi, con uno stile veramente jamaican. Ecco, veniamo invece ora alla passione per il nostro paese prima di tutto, e oltre che per il buon cibo, anche per il buon vino. Lui è un grande appassionato di vino, è una buonissima forchetta, perché insomma quando vieni in Italia purtroppo è difficile che poi non ti appassioni al cibo della penisola. Non è una cosa dalla quale ti puoi sottrarre facilmente. Ecco, allora, siccome lui è anche un amante della pesca, ve lo facciamo vedere in un video molto particolare. Anche qua bisogna fare veramente, faccio i complimenti ai Grooving Riders, perché questo è veramente una chicca molto particolare. È in Sicilia, poi vi diremo perché, e ve lo facciamo vedere mentre frequenta con alcuni della sua band un mercato del pesce proprio in terra sicula. Eccoli. I love fishing. There's something very heroic about these guys, you know, they go out into unpredictable seas for us and pick out these amazing things that sometimes you see fish there. There's some fish there I'd never seen before, I didn't even know what they were. Come si chiama questo, scusa? Squadua. Squadua? I've not seen these before. These are eel, aren't they? There's some kind of eel? Yeah, it's got to be a deep fish, and it's certainly nocturnal because of the eye. I wonder if that's garfish. No, I mean, they're big ones, you know. Certainly from the family. Come si chiama questo, scusa? Merluz. Ah, merluz. Interesting looking cod, that, isn't it? I don't know what those are called. They're called, in Italian, these are called cernia. Woo! Hey! 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 Bene, bene, bene. Ma queste. Ma allora, già comunque, per quanto lui sappia parlare l'italiano, le abbiamo viste. Lui lo parla molto bene, tra l'altro. Questo era un po' di anni fa. Abbiamo visto giusto un paio di frasi, domanda cos'è questo. Però già comunque hai le tue difficoltà a relazionarti con una lingua straniera, poi dopo vai a parlare con dei pescatori al mercato siciliano, al mercato del pesce. Diventa difficile. Anche a noi c'è stato il primo pesce che anch'io non ho fatto. Spada. Sarebbe lo spada, ma non si capiva anch'io bene. Anch'io non ho capito esattamente cosa stai dicendo. No, non era molto chiaro. Ecco, il buon Mick, da un po' di anni fa, adesso pare che l'abbia venduta da non molto, ma insomma un po' di anni fa, ha aperto un'azienda vinicola in provincia di Catania. Sui piedi proprio dell'Etna. Sì, ai piedi dell'Etna. Ecco, questa è la sua tenuta, una tenuta abbastanza sontuosa, che poi pare appunto che l'abbia venduta. Ma insomma il suo legame con l'Italia rimane molto profondo, e in quella tenuta, era un'azienda vinicola, si produceva il Nero d'Avola. Famoso vino, insomma uno dei vini rossi siciliani più apprezzati e più rinomati. Tenuta chiamata il cantante, ovviamente. ma se era Napoli, o cantante. No. Cioè, ha avuto addirittura il coraggio, diciamo così, e anche forse un po' anche la stima nei confronti del nostro paese, della nostra lingua, di chiamarlo il cantante in italiano. Quindi grande Mick Hucknall, belle queste cose, ve le abbiamo volute raccontare, anche se usciva un pochino dal territorio artistico musicale, però insomma pensiamo sempre che queste piccole notizie facciano capire ancora di più il personaggio e gli artisti di cui vi andiamo a raccontare. Ecco, per capire ancora meglio quanto questo personaggio sia entrato nell'immaginario mondiale della musica soul, ecco, prima abbiamo visto che un grande autore lo ha affiancato per scrivere a quattro mani alcune canzoni. Adesso vediamo invece una cantante, e che cantante, cioè una delle voci
R&B, sottolineiamolo, molto molto educate, sì, ed è un'artista magari non così conosciuta in Italia, sì, o in negli Stati Uniti è una numero uno, ma è assolutamente una numero uno ed è una delle artiste dell'artista dell'R&B al femminile, sì, più considerate, più quotate nel mercato statunitense. Adesso, stiamo parlando di, sì, di Angie Stone. Di Angie Stone, lo volevamo dire dopo il video, ma ormai ve l'abbiamo già svelato. Che io amo particolarmente. No, infatti, allora vi facciamo vedere questo video perché c'è un tributo da parte di Angie Stone a Mick Hucknall che sottolinea l'importanza di questo artista per il soul mondiale. Vediamo. Nothing had the chance to ever be good, no, no, nothing ever could, oh Lord, but I'll keep holding on, I'll keep holding on, I'll keep holding on, gotta keep holding on. Angie Stone, sì, 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 l'abbiamo sentito, si vede anche dall'immagine, fa assolutamente parte di quella tradizione, di quel patrimonio che è della black music, dell'R&B e del soul afroamericano. Proprio così. Totalmente. Artista che ho avuto la fortuna di ascoltare dal vivo tanti anni fa, era il 2000, a cavallo tra il 2003 e il 2005, in quel periodo andavo, viaggiavo spesso negli Stati Uniti, sì, a New York. Dove? All'Apollo Theater. In un posto a caso. A teatro del quale abbiamo anche parlato. Varie volte. Ecco, quando un artista come Angie Stone, che come dicevi tu, fa proprio parte di quel pantheon delle cantanti. Ha proprio tutte quelle caratteristiche, sì, lì. Cioè, che è, nel senso, lei, Mary J. Blige, tutto quel mondo lì, quando una cantante del genere fa una versione di un tuo brano, tra l'altro lo reinterpreta, lo va a rendere ancora di più giusto e perfetto per i connotati dell'R&B, quello afroamericano. Assolutamente. Ecco, questo vuol dire che tu hai lasciato davvero un segno importante in quel panorama. Perché oltretutto è una canzone, la canzone è sicuramente molto molto popolare, però è ripresa anche in un momento, magari non è una scelta dovuta a un'esigenza di mercato. Assolutamente. L'ha fatto perché voleva dare un tributo. Anche perché questa cover è sicuramente fatta molto tempo dopo, perché il brano degli anni 80. Non c'era un'esigenza di mercato da parte sua, di Angie Stone, di lisciare il pelo per ottenere. È semplicemente un tributo. Un tributo, e quando ricevi un tributo così importante, insomma, io credo che Mick Hucknall sia molto felice di questa cosa, perché sicuramente è un riconoscimento. Da parte di quel mondo a cui tu ti sei sempre ispirato. Certo, assolutamente. E quindi questa è una cosa veramente molto bella. Complimenti al Rosso di Manchester. Ecco, allora concludiamo, visto che siamo arrivati praticamente alla fine, con un altro dei grandissimi successi dei Simply Red. Prima di concludere, però, vogliamo ricordarvi che questa band, che ecco, infatti ci fa già vedere la regia la copertina, ve la diamo in anteprima perché non è ancora uscito questo disco, ve lo raccontiamo proprio perché ci piace poi dare anche queste notizie. Esce il 26 maggio, proprio imminente, si chiama Time, è il nuovo album di Simply Red. Tra l'altro lui aveva fatto anche una dichiarazione qualche anno fa, sì, 3-4 anni fa, che faceva presagire l'abbandono delle scene di questa band. Ed invece hanno già fatto uscire un singolo che anticipa questo disco, che si chiama Better With You, e che appunto il 26 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme e immaginiamo anche nei negozi, questo nuovo album Time.
Ecco, ecco. Quindi anche questo per farvi capire che a volte ci piace non solo raccontare quello che è successo in passato legato a un artista o a uno stile musicale, ma anche a quello che addirittura sta per succedere. Sarà anche interessante vedere ascoltare il risultato musicale, perché adesso faccio un parallelismo, cambio genere, sì. Però l'uscita recente dei Depeche Mode, sì. Cioè uno che con il singolo che sta girando anche in radio, che è molto che sta andando alla grande, che è molto Depeche Mode come stile, e tra l'altro a luglio saranno allo Stadio dell'Area di Bologna live. È molto interessante vedere anche gruppi che hanno avuto uno storico musicale importante ormai decenni fa, sì. Cosa riescono a produrre, con che forza, con che anche creatività. Ma infatti questo è una delle grandi prove a cui... La sfida del tempo per gli artisti, tu lo sai benissimo, certo. È la sfida totale. Per gli artisti la sfida del tempo è quella che fa la differenza tra un artista che ha fatto qualcosa e un artista, sì. Una band che ha lasciato il segno. Ci sono artisti che su due singoli hanno basato una carriera ventennale, questi invece sono personaggi che devono continuare anche a dimostrare al loro pubblico di essere ancora in qualche modo vivi e vegeti, soprattutto a livello creativo. Il singolo Better With You, io l'ho già ascoltato, è molto pop, molto però, pop. È molto pop, però ha sempre dentro quelle venature, quelle venature certo. Che ovviamente non possono mancare nella musica dei Simply Red. Vi salutiamo con The Right Thing, una delle canzoni, sì, che sì. Tutti conoscono, un super singolo, un brano che ha fatto ballare e che forse ha fatto anche innamorare, così cantando la cosa giusta, molte persone. Vogliamo chiudere in questo modo. Io, mister, come sempre ti ringrazio, bella puntata anche questa, bravi Groovy Riders. Molto bravi Groovy Riders. Salutiamo mister Romano, che non viene mai a trovarci. Salutiamo mister Romano, ringraziamo la nostra regia dall'alto. Puntata molto gustosa. Diamo comunque l'appuntamento, come sempre, alla prossima settimana, sempre da questi studi, Radio Italia anni 60 TV, canale 81 del digitale terrestre. Oh yeah! Il mercoledì sera dalle 19 alle 19.30 ci sono questi due soggetti qua e tanto, tanto groove e tanta black music. Bene, The Right Thing, Simply Red, questa era Semplice Rosso e questa è sempre Social Groove. Ciao!